Siamo con Francesco Foggia, ideatore della Festa del Pane e della Pasta a Borgata Costiera, quest'anno alla sua quinta edizione, dal 7 al 9 agosto. Francesco, raccontaci, dopo questi anni di stop, purtroppo, cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione, quali saranno le novità e chi verrà coinvolto? Le novità sono sempre dietro alla porta, c'è stato un grande lavoro, dico semplicemente che sono stati 6 mesi importanti. Abbiamo fatto parlare di Borgata Costiera di Mazara del Vallo al Cibus di Parma. Abbiamo infatti diverse aziende proprio che erano lì presenti fra gli stand che saranno in quel di Borgata Costiera, e per noi questo è un bando di orgoglio, come ad esempio i fratelli Contorno, come l'azienda agricola chiusa, come il mulino Naldoni e tante altre attività commerciali come la Poiatti, come la Gallo, che da sempre sono in quel di Parma. Detto questo, dico che noi abbiamo creato un mosaico di aziende che hanno avuto fiducia in noi, soprattutto nella nostra credibilità nel progetto, come ha avuto anche la Regione Sicilia attraverso Mimmo Turano, che ci ha dato uno sponsor oneroso, e attraverso l'Assemblea Regionale Sicilia, che ha sponsorizzato pure con un contributo oneroso. Tutto ciò perché comunque noi in questi anni abbiamo lavorato in maniera importante. In passato abbiamo seminato bene, adesso stiamo raccogliendo i frutti, e questo ne deve essere orgogliosa la città di Mazara del Vallo. La città di Mazara del Vallo, sotto l'Unione Nazionale Carabinieri, che è un'associazione che si occupa di organizzare l'evento, di cui io ne faccio parte e sono orgoglioso di farne parte, e ringrazio tutti gli attori principali, tutti i componenti di questa associazione che comunque sono parte integrante e sono l'anima. Io ho detto sempre che da solo non si va da nessuna parte, dietro c'è una squadra nel mondo della cultura e nel mondo del volontariato importante. Io devo ringraziare la professoressa Paola Barranca, e l'avvocato Gaspare Morello, Gerry Bianco, Liliana Ingenito, che si stanno occupando veramente dell'arte, della cultura, di tutto, perché io ho sempre detto che ognuno di loro esprime attraverso la loro arte rappresenta la loro anima. Io dietro ho anche Alessandra Lamia, che in qualità di direttore artistico è stata bravissima nel scegliere gli artisti, ne abbiamo condivisi, e se c'è Uccio De Santi San Mazzari è proprio per volontà sua. Abbiamo Litterio Scalisi, abbiamo Todetto Tino, abbiamo il cabaret, la chicca del cabaret siciliano e nonne. Poi abbiamo deciso di farlo presentare a Salvo La Rosa. Salvo La Rosa è un'eccellenza per la Sicilia, perché ovunque e dovunque si parla di lui, perché chi meglio di lui possa rappresentare la Sicilia come presentatore. E sarà proprio a Borgata Costiera, vedremo anche dei video dove lui saluta la città di Mazara del Vallo, che è veramente orgoglioso di essere in questa città. Abbiamo diversi artisti che hanno dipinto, arredato, colorato Borgata Costiera con opere d'arte in maniera importante e a titolo gratuito. Quando si dice l'arte del donare, questo è proprio l'esempio dell'arte del donare. Abbiamo il comitato di Borgata Costiera insieme ai parrocchiani di Santa Maria Gesù e altre chiese che hanno realizzato questo meraviglioso pane devozionale che sarà esposto al museo Non Solo Pane e Pasta a Borgata Costiera. Sarà allestito proprio nei Pozzi di San Giuseppe questo museo, che sicuramente farà, arricchirà la Borgata. Diciamo che noi stiamo lavorando in maniera importante per questo progetto. Per noi questo non è un punto di arrivo, per noi questo è un punto di cui ripartire, è un punto di partenza. Abbiamo dimostrato di essere una squadra solida nell'interesse comunque di dare veramente e promuovere il nostro territorio. Ho sempre detto che è bello stare in centro, ma è pure bello vivere in periferia e guardare la periferia e il centro, così si vedono le differenze sociali. Noi ad oggi dico che non vediamo tutta questa differenza, perché Borgata Costiera è diventata una bomboniera grazie ad alcune attività commerciali che si sono spesi e grazie a quegli operai che si sono prodigati. E su questo voglio ringraziare la PM Costruzione di Pietro Marino, che non ha mai detto di no e si è messo sempre a disposizione con la sua azienda, con la sua impresa, nel cercare anche di migliorare Borgata Costiera, ma l'ha fatto con i fatti e l'ha fatto anche con un contributo oneroso. Questo significa che c'è voglia di fare, c'è voglia di emergere, ma soprattutto c'è voglia di rialzarci. Mazara, come dice Saturno da Zante, che con una gamba ci dobbiamo rialzare. Se tutti insieme siamo uniti, sono fermamente convinto che Mazara sarà una città migliore. Ci vuole semplicemente quel dono che è importante, che è quello dell'amore. Io dico alle persone che magari ci possono anche criticare, che sia chiaro, perché ci sta, si sbaglia,
Speriamo di sbagliare il meno possibile, perché con l'umiltà dico che i migliori sbagliano, sbagliano meno rispetto agli altri, ma sbagliano chiunque. E il sentimento quello dell'invidia non ci appartiene. La festa del pane e della pasta è la festa dell'unione e dell'inclusione totale. Assessore, la Regione promuove e sposa eventi come la festa del pane e della pasta, che sono volano e veicolo promozionale di un'intera Regione, della nostra realtà anche produttiva. Certo, la Regione ha fatto un bando di evidenza pubblica a cui hanno aderito tantissime associazioni e tantissimi enti locali, promuovendo e valorizzando i prodotti tipici della Regione siciliana in tutta la Sicilia e nel mondo. E io sono molto contento che sia stato pure premiato con il contributo, con il finanziamento, la festa del pane e della pasta, perché è un evento che mette assieme enogastronomia, cultura, sport, spettacolo, valorizzazione dei prodotti tipici, e quindi è una cosa che mi inorgoglisce particolarmente. Assessore, anche l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo viene incontro alle esigenze della nostra comunità e inserisce tra le attività estive un evento importante come la festa del pane e della pasta. Certo, certo che sì, noi abbiamo accolto questo evento come ne abbiamo accolti altri quasi 53, e questo è un evento che si svolge in un bellissimo borgo, il borgo di Costiera, ed è un evento molto partecipato, corale, e quindi era giusto essere qui, era giusto portare anche il nostro saluto e il nostro augurio affinché l'evento sia un evento di successo, partecipato, e che contribuisca con questa iniziativa a portare quanto più movimento, più afflusso possibile nella città. Siamo con Pietro Marino, che ha contribuito attivamente alla realizzazione della Festa del Pane e della Pasta nella sua quinta edizione dell'anno 2022, un contributo importante che rappresenta la voglia della città di Mazara, la voglia degli imprenditori mazzaresi di dare un forte aiuto, un forte contributo alla propria cittadinanza. Come dire, io ringrazio innanzitutto prima l'UNAC e poi Francesco Foggia, che è un vulcano. Francesco Foggia è con il quale ci ha coinvolti tutti, e perché no, è da più di un anno che insieme sto cercando con grande forza di volontà, anche spendendo qualche piccolo quattrino, però essere di spalla a Francesco Foggia per le sue manifestazioni, sono veramente orgoglioso di farlo e di esserci. Anche perché sta facendo tutto per la città di Mazara del Vallo. Noi, è chiaro che io sono un consigliere comunale e il bilancio comunale è un po' disastroso, però grazie a l'UNAC, ripeto, e Francesco Foggia, che è l'organizzatore di tutta questa bellissima manifestazione, mi ha coinvolto in questo bellissimo progetto, e io ho fatto e sto facendo la mia parte. Sono fiero di esserci, sono fiero di partecipare, lo sto aiutando come meglio posso, anche con un contributo oneroso, anche mettendo tipo le mie forze imprenditoriali di quello che ho, e facendo anche, come dire, collaborare altre piccole imprese che vicino a noi hanno accettato con grande orgoglio di essere con noi e con Francesco Foggia. La festa del pane alla pasta è da 2 anni che non si faceva più per il problema Covid, non per altro. Oggi finalmente siamo tutti liberi e sta organizzando Francesco Foggia una manifestazione che probabilmente a Mazara sicuramente è la migliore in assoluto, senza che l'amministrazione, io ci tengo a precisarla, ha speso un centesimo. Abbiamo contribuito il sottoscritto, la maggior parte, ma tutte le altre imprese, che sono tante, hanno voluto dare il loro contributo, perché abbiamo tutti voglia di ripartire. Si sta ripartendo di Borgata Costiera. Borgata Costiera sarà per noi come un esempio di partecipazione di imprese. Io sono qui, voglio esserci ora, voglio esserci sempre, fin quando c'è il lavoro ce lo consentirà, perché tutto è abbinato al lavoro. Io sono presente, Francesco Foggia mi ha chiamato, io ho risposto, sono qua e spero che di fare contenti prima Borgata Costiera e poi la nostra città di Mazara del Vallo. Tengo a precisare un'altra cosa, che Francesco Foggia e l'UNAC che hanno donato, grazie a noi imprese, una bella opera,
che è fatta da Gerry Bianco e da noi, contribuita da noi imprese, che sarà regalata alla città di Mazara del Vallo. Quindi non è solo Borgata Costiera, ma è tutta la città di Mazara del Vallo coinvolta. Queste cose a me, piccolo imprenditore, mi rende felice e orgoglioso di esserci e, come dire, di partecipare con grande piacere. Liliana, la festa del pane e della pasta è una grandissima vetrina per la nostra città, tu rappresenti la Pro Loco non soltanto dal punto di vista della tradizione ma anche dal punto di vista economico, perché questa festa rappresenta un vero volano economico trasversale per tutta l'economia della nostra città. Sì, hai detto bene, la festa del pane e della pasta è un grosso evento che si svolgerà a Borgata Costiera, dove a partire dal pane devozionale che le signore di Costiera insieme alle altre parrocchie hanno realizzato con le loro mani, quindi sono delle vere e proprie opere d'arte, al pane commestibile. Ci saranno tantissime aziende che hanno deciso ancora una volta di partecipare e di prendere posto allo Street Food Valley. Noi aspettiamo sicuramente tantissima gente a Borgata Costiera, che si è colorata anche grazie agli interventi di street art coadiuvati dall'architetto Gerry Bianco. Quindi vi aspettiamo numerosi, perché sarà un evento straordinario dove ci saranno il pane, la pasta, gli altri prodotti tipici, ma soprattutto arte, cultura, spettacolo e sano divertimento. Abbiamo organizzato un particolare evento per ripristinare un po' e rivalutare la zona costiera. Borgata Costiera è una borgata di periferia, coinvolto parecchi artisti, più di 23 artisti per ricolorare, riqualificare. Ci sono più di 20 murales, alcuni sono restyling, fra quelli uno del 2016 che ho realizzato e gli altri sono addirittura nuovi. Abbiamo cercato di ridare dignità a questa periferia che è stata un po' abbandonata, ha cambiato il volto dei vicoli e delle città. Gli artisti hanno dato con spirito gratuito, sono venuti da tutte le parti, un grande impegno, un grande lavoro, una grande trasformazione, perché dico la passione degli artisti è qualcosa di emozionante che riesce, come dire, a coordinare e a coinvolgere tutte le persone. Abbiamo visto tanta gente che ci è stata vicina, quelli di Costiera ci hanno accolto volentieri, sono felici, sono contenti perché hanno capito che loro sono diventati importanti e anche la borgata ha ripreso colore, ha ripreso vita. Io ringrazio tutti gli artisti, ringrazio Francesco perché crede in me, ha creduto sempre in me per il lavoro qualificato e qualificante della città. E poi ringraziamo tutti, vi aspettiamo il 7, 8 e 9 per vedere queste grandi opere. Professoressa, poco fa lei ha parlato di inclusività a più livelli, inclusività tra città e periferia, inclusività tra i partecipanti, ma anche inclusività tra divertimento e riflessione. Questo termine, nella sua accezione più profonda, è importante, ci spieghi anche lei perché. Allora, la manifestazione della festa del pane, dicevo, è una festa di tutti perché è una festa inclusiva. Intanto è una sagra che ci permette proprio di fondere insieme più aspetti di quella che è la dimensione dell'uomo, l'uomo geniale, l'uomo artista, l'uomo colto, l'uomo operativo, l'uomo produttivo, ma soprattutto l'uomo di sentimento, il vero cittadino, colui il quale deve essere pronto a vivere la propria città nella dimensione della sua gioiosità, operosità e quindi anche emozione. E l'inclusione è proprio questo, mettere insieme tante personalità, tanti aspetti della vita quotidiana, dei vissuti di tutti noi. E questo nella festa pensata, ideata, realizzata con la collaborazione di tutti quanti, di più persone, di tante persone, da Mazara del Vallo a Borgata Costiera, veramente l'emblema di una storia di civiltà.